Bella B. Bella G. Oggi citiamo tale Jack Nicklaus. Bella lì. Il giocatore più forte di sempre, può essere? Lo chiediamo a voi. Secondo voi, qual è il giocatore più forte di sempre? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e... Ci sta, ma il video non è finito. Il buon Jack dice: io non sono tanto capace a uscire dal bunker. Ma ognuno c'ha i suoi nei. Ma tanto non ci finisco mai. Questa è una verità assoluta. È un po' quello che io racconto sempre sulle terre di nessuno. Ovvero, io chiamo terre di nessuno quelle zone di misure dal green dove è veramente difficile giocare. Per esempio, secondo me è molto difficile approcciare tra i 50 e i 70 metri, nel mio caso, perché a 50 metri faccio già un cippettino, fra virgolette. Cippettone? Sì, però faccio un mezzo swing, proprio mezzo. Mentre sopra i 70, un full swing controllato, sempre col 56, mi porta a fare un risultato ragionevole. Ma in mezzo, tra i 50 e i 70, c'è quel 3 quarti, 6 ottavi, 7 noni. Cioè, una roba è ingiocabile, secondo me, molto molto difficile. A meno che non ti porti la calcolatrice e calcoli perfettamente quella percentuale di swing. Sì, no, io reputo che siano quelle zone un po' difficili, come io per esempio ho una zona dove faccio un po' fatica che sta tra i 145 e i 165. Per assurdo funziono meglio sopra, questo l'ho visto anche tenendo le statistiche con il cavolo di aggeggio Arcos che ho dietro ai bastoni. Pazzesco, prendo molti più green con il ferro 4 che con il ferro 6 e il ferro 7. Pazzesco. Quindi fin dove gioco l'8, che è più o meno 145, cioè 150 proprio a tirarla così, funziona. Sopra faccio un po' fatica. Io quelle misure lì, se riesco, le evito. Quindi dal tee faccio una strategia per non finire in quella zona. Col secondo colpo, lay-up, per esempio nei par 5, che evito quella zona. E quindi di conseguenza tutto mi risulta leggermente più semplice. Chiaro che Nicklaus a dire che non prende proprio i bunker significa, insomma, lui aveva un certo non so che di sensibilità sul colpo, quindi... Diciamo che Jack Nicklaus era veramente forte sul gioco lungo e soprattutto nei momenti in cui non aveva bisogno di rischiare, quindi era in uno stato un po' dominante della gara, era in vantaggio, quando riusciva di giocare la palla lontano dagli ostacoli e prendere il centro del green, lo prendeva. Non c'era pericolo che la palla gli finisse in bunker. Quindi riusciva appunto a eliminare dal gioco una delle sue parti deboli, che è una cosa che si può sfruttare e anche imparare a sfruttare. Anch'io ho problemi nella zona gioco corto intorno ai 60 metri, per esattezza. A 50 mi ci trovo, a 70 mi ci trovo, a 60 un cagnaccio. C'è anche da dire però che la zona 60 metri è una zona potenzialmente evitabile. Quindi a meno che di non tirarci apposta, è difficile sbagliare un colpo in modo tale che finisca esattamente a 60 metri dal green. E questo va bene soprattutto in tutte quelle situazioni in cui non stiamo tirando verso il green, dobbiamo fare un layup, calcoliamo bene dove mettere la palla. Perché tirare un legno 3 forte per avere quella palla che si ferma esattamente a 60 metri dal green e non saper fare il colpo? A quel punto è meglio buttare avanti un ferretto e lasciarsi un colpo pieno. Un'altra situazione dove capita spessissimo di fare magari il colpo della vita e poi ritrovarsi in una zona di limbo è quando si esce da sotto gli alberi. Verissimo. Abbiamo questa frenesia di andare il più vicino possibile alla bandiera, al green quantomeno, e quindi perdiamo completamente di vista il fatto che in qualche modo stiamo facendo un layup, quindi stiamo colpendo per poi lasciarci un altro colpo. E quindi il colpo che stiamo facendo da sotto gli alberi deve essere propedeutico per essere nella posizione migliore per tirare il successivo, tanto con quello meglio di un tot non ci puoi fare. Tornando al discorso Jack Nicklaus, se fossi un giocatore che ha grossi problemi a uscire dal bunker, quando vedo una bandiera un po' nascosta dietro al bunker, conoscendo anche magari la tipologia di bunker, magari un po' difficile, sfondante, eccetera, piuttosto cerco di mancare il green dall'altra parte in modo tale da lasciarmi un facile colpo a correre e non avere una situazione poi di panico o comunque molto... Sì, di stress, perché avere sulla linea di gioco una situazione che non ti piace ti porta a pensare non ci devo andare e di conseguenza quasi sempre ci si finisce, perché noi il non lo capiamo, quindi è come se ci dicessimo vai proprio lì! Vai proprio lì! Oppure fai flappa così ci va il colpo dopo! Ah no, tremendo, quello è un classico, no? Vuoi evitare il bunker
e fai flappa davanti al bunker e poi con l'approccino flappa bunker. Così ci hai messo due colpi per andare dove non volevi andare. Ma noi fondamentalmente, noi golfisti siamo geniali in questo. Sì, 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 riusciamo ad avere i modi più creativi per tirare più colpi possibili. E voi, quali posizioni cercate di evitare perché vi trovate un po' a disagio? Oppure ci finite e poi ogni volta dite, caspita, però potevo non finirci, però ogni volta ci ricapitate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta!